Ciao e benvenuto nella guida passo passo di LG su come utilizzare EZ Dispense. La tua lavatrice LG è in grado di rilevare il peso del tuo carico di bucato ed erogare automaticamente la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente per rendere più facile il bucato. Quindi esaminiamo come utilizzare EZ Dispense. Come riempire gli scomparti EZ Dispense. Riempire gli scomparti EZ Dispense. Prima estrarre il cassetto EZ Dispense quanto basta per rimuovere i tappi del detersivo e dell'ammorbidente. Il lato destro è per il detersivo liquido e il lato sinistro è per l'ammorbidente liquido. Tuttavia, il distributore dell'ammorbidente può essere utilizzato anche come distributore di detersivo. Ne parleremo più avanti in questo video. Successivamente, ruotare i tappi in senso antiorario per aprire i distributori di detersivo e ammorbidente. Quindi, versa il detersivo sul lato destro fino alla linea max. E versare l'ammorbidente nel lato sinistro fino alla linea max. Non mettere detersivi in polvere, candeggina in polvere, detersivi in gel o detersivi in fogli negli scomparti EZ Dispense. Dopo aver riempito gli scomparti, inserisci i tappi e ruotali in senso orario fino a quando non saranno ben chiusi. Ora reinserisci il cassetto EZ Dispense. I sensori rileveranno automaticamente se il cassetto non è completamente chiuso e ti avviseranno facendo lampeggiare OPN sul display ed emettendo un segnale acustico. Assicurati solo che il cassetto sia completamente rientrato e sei pronto per iniziare un ciclo di lavaggio. Le icone degli indicatori sopra i pulsanti erogatore 1 o 2 lampeggeranno quando sarà necessario riempire il relativo scomparto. Controlla le icone prima di avviare un ciclo per assicurarti di non rimanere senza detersivo o ammorbidente durante il lavaggio. Ora che hai riempito gli scomparti di EZ Dispense, sei pronto per iniziare a lavare i tuoi vestiti. Poiché EZ Dispense eroga automaticamente la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente, tutto ciò che devi fare è selezionare un ciclo e premere Start per la maggior parte dei tuoi cicli di lavaggio. Tuttavia, la funzione EZ Dispense è disattivata e in modalità manuale per impostazione predefinita per i cicli di lavaggio che potrebbero richiedere un'attenzione particolare come la lana. Ma se desideri utilizzare il detersivo e l'ammorbidente negli scomparti EZ Dispense, premi semplicemente i pulsanti erogatore 1 e 2 per riattivare EZ Dispense. Come regolare manualmente il livello di erogazione? È inoltre possibile regolare manualmente la quantità di detersivo e ammorbidente erogata per il ciclo in corso, agendo sui pulsanti erogatore 1 e 2. La modalità meno è adatta per indumenti poco sporchi. Se desideri impostarlo in modalità normale, premi nuovamente i pulsanti erogatore 1 e 2. La maggior parte dei cicli sarà impostata su questa modalità per impostazione predefinita, poiché è adatta alla maggior parte dei tuoi vestiti quotidiani. Premi ancora una volta i pulsanti erogatore 1 e 2 per impostare EZ Dispense sulla modalità altro, se si desidera aggiungere più detersivo o ammorbidente per i vestiti molto sporchi. È anche una buona idea controllare il livello di EZ Dispense prima di iniziare ogni ciclo di lavaggio. Come utilizzare la funzione di erogazione manuale? Se non desideri utilizzare detersivo e ammorbidente all'interno degli scomparti EZ Dispense e desideri utilizzare detersivi speciali per capi delicati come lana o biancheria intima, utilizza l'impostazione della modalità manuale. Innanzitutto, premi i pulsanti erogatore 1 e 2 per disattivare la funzione EZ Dispense e impostare la lavatrice in modalità manuale. Ora che sei in modalità di erogazione manuale, tutto ciò che devi fare è estrarre il cassetto EZ Dispense fino a quando non puoi accedere completamente allo scomparto di erogazione manuale. Quindi, versa il detersivo liquido o in polvere nello scomparto di erogazione manuale. Ma non mescolare liquidi e polveri. Inoltre, non utilizzare il dosatore manuale per le confezioni di detersivo monouso. Metti le confezioni di detersivo monouso nel cestello con i vestiti. Ora reinserisci il cassetto EZ Dispense e sei pronto per lavare i tuoi vestiti con un detersivo specializzato. Come modificare l'importo di erogazione predefinito? È inoltre possibile modificare le impostazioni delle quantità di erogazione predefinite per la funzione EZ Dispense. Per fare ciò,
Ruota prima la manopola per selezionare il ciclo desiderato per il quale desideri modificare le quantità di erogazione. Ad esempio, se desideri modificare la quantità di erogazione per il ciclo di lavaggio del cotone, ruota la manopola su cotone. Quindi, premi il pulsante erogatore 1 o 2 per 3 secondi per selezionare uno scomparto. Le impostazioni della quantità di erogazione del detersivo o dell'ammorbidente verranno visualizzate sul display. Ruota la manopola per aumentare o diminuire tale quantità. Salva le modifiche tenendo premuto il pulsante erogatore 1 o 2 per 3 secondi. Come utilizzare entrambi gli scomparti dell'erogatore per il detersivo liquido? Il sistema EZ Dispense è impostato di default per erogare l'ammorbidente liquido dall'erogatore 2. Tuttavia, lo scomparto erogatore 2 può essere utilizzato anche per erogare detersivo al posto dell'ammorbidente, se lo preferisci. Prima di convertire l'erogatore 2 per l'uso di detersivo o di nuovo per utilizzare un ammorbidente, assicurati di pulire lo scomparto. Per farlo, consulta la nostra guida su come pulire il cassetto EZ Dispense. Dopo esserti assicurato che lo scomparto sia pulito e desideri riempire esattamente lo stesso tipo di detersivo liquido in entrambi gli scomparti, segui questi passaggi. Innanzitutto, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti erogatore 1 ed erogatore 2 per 3 secondi fino a quando non senti un segnale acustico. S e ti apparirà quindi sul display. Quindi, premi il pulsante erogatore 1 per accendere l'indicatore di collegamento. Quindi tieni premuti contemporaneamente i pulsanti erogatore 1 ed erogatore 2 per 3 secondi per salvare le modifiche. Ora puoi usare lo stesso tipo di detersivo nell'erogatore 1 e nell'erogatore 2. Quando si utilizzano diversi tipi di detersivo liquido. Se si desidera utilizzare un tipo diverso di detersivo liquido in ciascuno degli scomparti EZ Dispense, premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti erogatore 1 e erogatore 2 per 3 secondi finché non si sente un segnale acustico. Quindi, premi il pulsante erogatore 2 per accendere l'indicatore del detersivo liquido. Ora premi e tieni premuti i pulsanti erogatore 1 ed erogatore 2 contemporaneamente per 3 secondi per salvare le modifiche. Ora sei pronto per utilizzare diversi tipi di detersivo nell'erogatore 1 e nell'erogatore 2. Impostazione dello scomparto erogatore 2 di nuovo su ammorbidenti liquidi. Se desideri utilizzare nuovamente l'erogatore 2 per l'ammorbidente liquido, premi e tieni premuti i pulsanti erogatore 1 ed erogatore 2 contemporaneamente per 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico. Quindi, premi il pulsante erogatore 2 per reimpostarlo in modo da erogare nuovamente l'ammorbidente liquido. Infine, tieni premuti i pulsanti erogatore 1 ed erogatore 2 contemporaneamente per 3 secondi per salvare le modifiche. E questo è tutto. Ora sai come ottenere il massimo dal sistema LG EZ Dispense. Grazie per aver utilizzato le lavatrici LG.